Abbiamo voglia di rivalsa ogni domenica, poi i motivi per i, per i quali i risultati in casa sono diversi da quelli fuori non l'abbiamo ancora capito. L'importante adesso è lavorare al massimo per fare più punti possibili, per arrivare a gennaio con una classifica decente. Non sottolineiamo il fatto che, è comunque, una squadra che al di là dei, dei risultati negativi fuori casa e se sconfitte. È una squadra che comunque ha 18 punti, quindi non è tutto da buttare quello che abbiamo fatto fino adesso. È vero che con qualcosa in più probabilmente adesso godiamo di una classifica più tranquilla, ma è anche vero che quando sei costretto a recuperare punti per fare bene, il pareggio può servire a poco. E se ci mettiamo tante componenti, che siano quelle psicologiche, che ti portano comunque a cercare di vincere una partita anche al 95esimo, quando magari un pareggio può bastare. Poi il rischio di, perderlo, di perderla, come è successo a Rimini, è, è vivo. Cioè, quindi credo che siamo sulla, sulla strada giusta per cercare quantomeno di prendere più punti possibili in queste due partite che chiuderanno questo infausto. Ormai io lo, lo, lo reputo più infausto, 2015. Per cominciare un 2016 sicuramente migliore. C'è una grossa motivazione da parte di tutti per fare risultato e per uscire da, per per uscire da questa situazione, che, che è pesante per tutti. Ci rendiamo conto che è pesante per tutti, ma nessuno, ripeto, nessuno sta qui per, eh, per fare la presenza. Nessuno dei 24 ragazzi, dello staff, della, della società. Siamo qua per fare un campionato decente a questo punto. Arriviamo dove dobbiamo arrivare. Poi. Vediamo, intanto pensiamo partita per partita a dare il massimo, il massimo di noi in tutto.